Ali. Si elimina Oriana Blu. In partenza Megalest la più veloce nei confronti di Ninnone Amaestè, Nicola GS che interviene a largo, si ritrae in ultima posizione Giglio del Cigno. Nicola GS a caccia della posizione, riesce a sopravanzare Ninnone Amaestè e si sistema secondo. 200 iniziali in 14 e mezzo. Avanza al largo Maskmar, 32 il primo quarto. Megalest, Nicola GS, Ninnone Amaestè. Al largo Maskmar che si trascina Norton B e Giglio del Cigno. 600 in un più che comodo 46 e mezzo e senza spendere tanto. Maskmar raggiunge Nicola GS in seconda posizione. Si sono formate diverse pariglie, Megalest e Maskmar, poi Nicola GS e Norton B, a seguire Ninnone Amaestè e Giglio del Cigno. 1-2 e mezzo gli 800, 16 l'ultima frazione, favorito al gioco è Maskmar 2,51 euro, mentre paga 2,92 euro Megalest, chilometro in 18,5. Si è andati di conserva fino a questo punto, sulla retta delle scuderie si inizia a far sul serio. Ultima frazione veloce in 14,7. Megalest, Maskmar, Nicola GS, Norton B, stentano gli altri. Megalest prova lo stacco, Maskmar non demorde. Norton B sposta in terza ruota, battute conclusive con Maskmar che sta passando su Megalest, interviene a largo Norton B, Norton B va su, su Maskmar, ma Maskmar probabilmente conserva qualcosina, però ci sarà bisogno di rivedere i metri conclusivi con i due che terminano perfettamente apparigliati. Maskmar di dentro e Norton B a largo, bellissima la retta d'arrivo. Vediamo Maskmar che conserva una narice da Norton B, spettacolo questa retta d'arrivo del Cirigliano, tra due grandi fruste. Al terzo finisce Megalest che aveva condotto a ritmo di comodo per buona parte della gara, 18 e mezzo il chilometro. Poi si è iniziati ad andare nella seconda parte. Quindi arrivo probabile ed ufficioso, 12 Maskmar, 11 Norton B. E due Megalest alla sesta dal Cirigliano di Aversa.